sono stati pensati per permettere un incontro fra chi ha già vissuto la propria avventura umana di intrapresa, imprenditore, pubblico o privato, abbiamo incontrato l'impresa pubblica il primo giorno, e coloro che si molti di coloro che si affacciano alle soglie di questa loro avventura umana dell'intraprendere. Abbiamo oggi, passo subito alla presentazione degli ospiti perché sono veramente graditi e di particolare lustro, abbiamo oggi con noi due personaggi, il dottor Giuseppe Ciarrapico presidente della Italfin 80, un gruppo che è molto diversificato come attività, dalle acque minerali alle terme, all'editoria, alla tipografia, ai trasporti e ai servizi, e l'ingegner Vittorio Merloni, del cui gruppo industriale forse non vale neanche la pena parlare, in primo luogo perché è molto noto, in secondo perché oggi pomeriggio credo verrà presentato un libro sulla storia e l'esperienza della Merloni. È un modello di industrializzazione legata alla realtà locale, al territorio, che ha fatto scuola anche dal punto di vista accademico, oltre che dal punto di vista imprenditoriale, imprenditivo. A questi due nostri amici vorremmo chiedere, come abbiamo fatto con i personaggi che li hanno preceduti, chiedere innanzitutto di raccontarci la loro esperienza. Perché un uomo intraprende? Come sente la propria responsabilità in questa azione, in questa avventura? Quali obiettivi si pone? Quali criteri hanno orientato e plasmato la loro azione? Perché proprio per rispettare la natura di questi dialoghi di mezzogiorno, vorremmo che attraverso l'incontro con delle esperienze umane, con degli uomini che narrano la loro esperienza, la loro avventura, sia possibile anche per chi ascolta, per la gente, per i giovani che sono qui, capire che cosa può voler dire paragonarsi oggi o domani con il proprio lavoro, sia di imprenditore sia di manager, ma anche con il proprio lavoro senza ulteriori qualificazioni, se volete. Paragonarsi con lo stesso spirito, con gli stessi criteri, con la stessa grinta avventurosa di cui questi personaggi, questi nostri amici, sono testimoni. Per questo cederei la parola al dottor Giuseppe Ciarrapico per il suo intervento iniziale. La ringrazio. Questi meravigliosi giorni di Rimini, che ho avuto il piacere di trascorrere con gli amici del meeting, mi hanno dato l'occasione, straniato dal turbinoso andare dell'imprenditore che mi riguarda ormai da molti anni tutti i giorni, ho ripensato alla mia iniziale esperienza di imprenditore, perché sono e come sono diventato imprenditore. La coincidenza ha voluto che, rivisitando la mia esperienza, avessi la possibilità di esaminare alcuni dati, alcuni rilevamenti di mass indagine svolta su un largo campione da due importanti quotidiani economici italiani, i quali hanno posto al grande pubblico la domanda: che cos'è per voi l'imprenditore? Una risposta mi ha colpito. La definizione così sintetizzata è: che bel mestiere, offre autonomia, permette creatività, permette ricchezza. Ecco, questa non è stata proprio così per me l'esperienza iniziale di imprenditore. Non mi offriva autonomia, non mi permetteva creatività e certamente non mi permetteva ricchezza. La seconda
domanda posta e la risposta sintetizzata da questi giornali ammetteva che tutto sommato però l'80% definiva l'imprenditore come una persona da non invidiare. Ecco, questa mi sta un po' meglio. Io provengo dalla professione come commercialista e tanti e tanti anni fa, purtroppo, e svolgevo la professione, facevo il verificatore di bilanci per conto di alcune importanti banche nazionali. A un certo punto incontrai il capitale, si fa per dire naturalmente, che mi disse: tu ci metti il lavoro, noi ci mettiamo il capitale, c'è una magnifica azienda, si tratta soltanto di amministrarla, sacrificarsi un po', e poi l'avvenire radioso era un po', insomma, lì, come si è rivelato nella prima domanda e nella prima risposta dell'indagine di mass media. Poi, dopo appena 7 mesi, il capitale si trasferì a Rio de Janeiro con una cartolina che ricevetti: tanti saluti da Rio de Janeiro, e la metà del capitale se n'era andato. L'altra metà mi salutò la vigilia dell'estate per delle brevi vacanze a Capri e non l'ho mai più rivista, e sono passati molti anni. Al che rimasi io lì, non molto invidiabile, a far l'imprenditore. A quel punto o facevo l'imprenditore per forza o facevo l'imprenditore credendoci. Ho scelto la linea, la filosofia dell'imprenditore che ci crede, e non me ne faccio un vanto, ma ne faccio soltanto un risultato della mia esperienza. Accanto all'industria di cui mi dovetti occupare, ce n'erano altre 7, eravamo agli inizi dell'industrializzazione del Mezzogiorno, le fabbriche si inauguravano con grande facilità, i tagli dei nastri d'apertura si moltiplicavano con rapidità, non c'era domenica che non si inaugurava una fabbrica nuova nel nostro Mezzogiorno. E a un certo punto però di quelle 7 fabbriche di allora è rimasta aperta soltanto quella di cui fui costretto ad occuparmi. Credo che questo è l'unica grande soddisfazione, l'unico traguardo che oggi ho raggiunto. Ne ho ricavato una filosofia che penso che possa interessare ai giovani, soprattutto ai giovani che sono soprattutto qui a Rimini, una fucina importante degli imprenditori di domani, di cui abbiamo bisogno. Che fare l'imprenditore è un mestiere durissimo, bisogna innanzitutto crederci, e una volta che ci si crede si deve avvertire che è un mestiere che non risparmia lacrime e sangue, come diceva Cerci, e può dare la vittoria, ma quella vittoria molto spesso è pagata a un caro prezzo di sacrificio personale, e soltanto se si paga questo grave prezzo c'è forza ed esperienza per proseguire la propria attività di imprenditori. Grazie. Mi pare che queste parole, sacrificio e vittoria, siano in un certo senso un emblema che può essere riferito anche all'esperienza della Merloni. Ingegner Vittorio. E intanto la devo ringraziare per il titolo di ingegnere, perché avrei voluto essere ingegnere, ma sono laureato in economia e commercio, quindi chiedo scusa a tutti i laureati in ingegneria. Ho già partecipato ad altri dibattiti di questo genere, ai mercoledì economici di Milano, naturalmente eravamo meno numerosi, ma praticamente gli argomenti erano simili, uguali o simili. Adesso guardando nelle mie carte ho ritrovato le domande che a Milano mi aveva fatto Folloni, quella volta era dalla parte, non faceva il moderatore, ma era dalla parte dei provocatori, e mi aveva fatto delle domande che poi le prenderò più tardi. Mi sembra che in questa introduzione che è stata fatta ci sono alcune parole chiavi che fanno il leitmotiv di tutta questa serie di incontri di comunione e liberazione, cioè l'uomo sia come imprenditore sia come lavoratore, l'opera che l'uomo costruiscono insieme gli imprenditori e i dipendenti, e un concetto di responsabilità. Mi sembra che queste siano le 3 parole chiave in base al quale si sviluppa tutto, si sviluppa questo meeting, si sviluppano tutti gli incontri economici di comunione e liberazione. L'uomo perché intraprende?
Ma l'uomo intraprende proprio per i tre titoli che sono stati messi nel meeting 87: creazione, arte e economia. Un imprenditore è sicuramente una persona creativa, è sicuramente un artista, perché non può ripetere quello che ha fatto un altro imprenditore, perché non riuscirebbe ad avere successo se è già stato fatto. E alla fine lui crea, e è un artista in campo economico. Abbiamo sentito dalla storia di Ciarrapico, che ci ha appena raccontato, che il suo capitale con le cartoline del Rio de Janeiro, con le vacanze a Capri, era sparito, ma lui come imprenditore era restato. Cioè la parte finanziaria, economica e capitali sono un elemento molto molto importante, ma non è determinante. L'abbondanza dei capitali spesso non porta alla creazione di buone imprese. Il capitale è indispensabile, specialmente alla partenza, specialmente all'opportunità, e qui potremo magari in seguito con le domande ritornare su questo argomento. Comunque l'uomo intraprende perché vuole creare qualche cosa, per una sfida, una motivazione sua, una sfida con se stesso, una creazione di un'opera. E qui la seconda parola, l'opera. Che cos'è l'opera? L'opera generalmente è un'impresa. Che cos'è un'impresa? È un'organizzazione. Fabio Besta definisce l'impresa un'organizzazione di mezzi e di uomini per il raggiungimento di un fine economico. Cioè si mettono insieme mezzi economici, si mettono insieme uomini e il risultato, se l'impresa è positiva, sono risultati economici. Quindi questo concetto di costruire un'impresa è universale, si può costruire l'imbottigliamento delle acque minerali oppure gli elettrodomestici, tante migliaia di scatolette ogni giorno, frigoriferi o cucine, ma concettualmente non è il prodotto che rappresenta il risultato di questa combinazione, è l'organizzazione. Essere più bravi, cioè consumare di meno e aumentare la produttività, è quello che è il risultato dell'impresa. Qui potrebbe venire fuori subito il concetto del profitto. Ma allora l'impresa è giustificata il profitto? Il profitto è un obiettivo dell'impresa? Il profitto non è un obiettivo dell'impresa, ma è un mezzo indispensabile dell'impresa. Il profitto è come la salute. Se non c'è la salute uno non può fare niente. Se non c'è profitto un'azienda non può crescere. Il profitto, la crescita del profitto, può portare certe responsabilità di etica, cioè se è giusto o non è giusto come viene investito, ma non come viene creato. In questi giorni, proprio in questa tenda, c'è stato un incontro anche sull'agricoltura, non solo sull'industria. Beh, pensiamo all'agricoltura. L'agricoltura non fa nient'altro che moltiplicare il prodotto che viene seminato. Se io semino 10, spero di raccogliere 20, 30, 40, 50 quintali di grano che ho seminato. Così l'industria, se io investo 100, spero di raccogliere 200, 300, 400. Poi la morale, il concetto di etica, verrà fuori da come io utilizzo il profitto che ho creato. Questo concetto del profitto mi sono voluto fermare perché è stato sempre un punto di esperienza molto dibattuto in questi incontri. Infine, e qui viene tutta la responsabilità: per fare il profitto non bisogna imbrogliare mai, bisogna essere sempre molto leali, un'etica molto sana. Chiudo questo mio inizio di dibattito, perché mi aspetto anche delle domande, con due parole sulla presentazione dell'azienda Merloni, perché queste sono le regole generali di ogni impresa che si costruisce. Qual è la differenza tra la Merloni e centinaia o migliaia di altre imprese che esistono in Italia? La differenza è che mio padre, quando ha dato origine alle industrie Merloni a Fabriano nel 1930, si era posto un concetto di risultato economico, cioè di fare profitto, ma si era anche posto un concetto di risultato sociale, cioè lui voleva frenare l'emigrazione che c'era dalle Marche. Con questo spirito, lui, che aveva avuto un'esperienza di lavoro in Piemonte, dove era favorito dal mercato, dove era tutto più facile lavorare, è ritornato nel suo paese nativo a Fabriano e ha costruito questa azienda con una doppia sfida: la sfida di creare profitto, la seconda sfida
di fermare l'emigrazione e di salvare la cultura rurale delle Marche di Fabriano. Lui non pensava, probabilmente quando è partito non pensava a tutte le Marche, poi il successo è stato superiore forse alle sue stesse aspettative, da creare, da avere questo doppio obiettivo. E il risultato è stato capace di dimostrare che i risultati sociali non sono incompatibili con i risultati economici, ma possono essere una combinazione di tutti e due. E questo è stato il punto chiave del successo di mio padre. Oggi pomeriggio è stato scritto un libro dal Mulino, edito dal Mulino, da Corrado Barberis, che verrà presentato oggi pomeriggio da mio fratello nella sala 6 alle ore 15, ma è importante il titolo del libro: Aristide Merloni, storia di un uomo e di una industria in montagna. Cioè, proprio credo che fare un'industria in montagna sia il luogo meno adatto per creare un'industria. È stata una sfida sociale che lui ha vinto. Credo potremmo ritornare su tutti i punti che ho appena accennato, e quindi per adesso chiudo il mio primo intervento. Grazie. Chiedo scusa per il titolo di ingegnere, devo aver fatto confusione leggendo il libro, nel senso che esattamente. Mentre partirei da queste ultime cose che diceva Merloni per porre una questione. L'altro giorno Gardini, parlando qui ai dialoghi, diceva che un imprenditore privato che maneggia centinaia o migliaia di miliardi è oggettivamente un soggetto pubblico, è uno che ha una responsabilità sociale, è uno le cui scelte diventano indirizzi per coloro che le guardano, i criteri che usa, i valori che esprime nella sua azione diventano criteri e valori cui la gente oggettivamente guarda. Non a caso Aristide Merloni era imprenditore e uomo politico. Che cosa allora, quali sono questi criteri? Che nesso c'è fra l'intraprendere e i valori etici, la cultura da cui l'azione di intrapresa, le modalità con cui si esprime, i parametri che usa, gli obiettivi che si pone vengono affermati? Dottor Ciarrapico. Mi consenta, lei ha identificato la possibilità di poter essere uomini politici e imprenditori ad un tempo, e c'è una grande esperienza degna di moltissimo rispetto, come proprio quella del senatore Merloni in questo senso. Io direi però che ognuno deve fare il suo mestiere e che gli uomini politici devono fare gli uomini politici e gli imprenditori devono fare gli imprenditori, con una differenza sostanziale: che imprenditori lo si può essere per tutta la vita, uomini politici, è la mia opinione e la consiglio ai miei amici uomini politici, è bene esserlo soltanto per un periodo della propria vita, se no creeremmo delle categorie, gli imprenditori, i professionisti della politica. Lei parla di etica dell'imprenditoria. L'etica indubbiamente è un valore assoluto, ma l'etica nell'agire di tutti i giorni va interpretata attraverso l'azione degli uomini. Ecco, la bellezza di questo mitico, quando dice creazione, arte ed economia, è proprio qui. L'etica è l'azione attraverso valori però che sono assoluti. Dio ha bisogno degli uomini e gli uomini devono il rispetto a Dio nella creazione del lavoro di tutti i giorni. E partendo da questa base, stabilire qual è l'etica dell'imprenditore è come dire che potremmo fare un decreto, un testo unico, ecco, prima un decreto legge certamente, poi un testo unico in cui si stabilisce la condotta morale dell'imprenditore. Io dico che l'imprenditore ha dei doveri morali più che un'etica che deve rigorosamente rispettare. Ascoltando Gardini e Melgecaglia, loro hanno parlato per esempio di capitalismo in termini elogiativi. Il cardinale Biffi nel suo discorso ci ha ammonito nel non lasciarci tentare dalla religione del successo che sembra essere l'ultima squallida proposta extracristiana.
Io credo che forse rileggendo il monito del cardinale Biffi, Gardini e Mercegaglia capiranno che non è più il caso di parlare di capitalismo, ma è il caso di parlare soltanto di economia, a condizione che gli uomini si rimpadroniscano dell'economia, sappiano leggere nell'economia con spiritualità, al di fuori dell'aridità dei numeri e di certi conti che poi molto spesso difficilmente ritornano. A questo punto, qual è la condotta che deve avere l'imprenditore? Io qui farei anche un riferimento al profitto. Tutti hanno detto che il profitto è necessario, se l'azienda non realizza profitto l'azienda non è efficiente, anzi mi pare che Bazzoli e Nesi ieri hanno affermato che il profitto è la misura, è il numero dell'efficienza dell'azienda. Bisogna intendersi cos'è il profitto. Oggi il profitto in assoluto, così in chiave di analisi capitalistica, non è più possibile. Secondo me è un concetto superato, è un concetto vecchio. Oggi il profitto è il salario dell'imprenditore. Come si paga l'operaio, come si paga l'impiegato? L'imprenditore deve pagarsi attraverso il profitto, cioè attraverso il risultato positivo che gli consente di continuare ad essere imprenditore. Ma c'è un qualcos'altro che va remunerato nel risultato aziendale, nel profitto. Va remunerato il capitale, che non è il capitale più del padrone, e questo spiega tante evoluzioni nell'economia attuale, nell'imprenditoria attuale. È il capitale dell'uomo che partecipa all'impresa attraverso il risparmio. E qui si nasce una grossa questione morale. E io direi che lì, per quanto rigorosi, non si è mai rigorosi abbastanza contro chi tradisce la fiducia del risparmiatore, cioè la fiducia dell'uomo. Quando diciamo la borsa sale, la borsa scende, affluisce il risparmio in borsa, defluisce il risparmio dalla borsa, io credo se interpretiamo giustamente la sintesi di questo meraviglioso umanesimo cristiano espresso con questo bando gridato del meeting di Rimini, creazione, arte ed economia, ci accorgiamo che anche la partecipazione alla borsa sono gli uomini che partecipano all'economia. E allora se noi abbiamo convinto, al di là del risultato e del reddito, gli uomini a occuparsi dell'economia con il loro apporto del risparmio, allora sì, l'imprenditore ha dinanzi a sé una grossa questione morale, una grossa legge morale che deve rispettare: la salvaguardia del denaro di chi gliela affida o attraverso la borsa o attraverso il credito. Questo non vuol dire che noi tutti imprenditori dobbiamo essere dei santi, dobbiamo essere dei personaggi ineccepibili. Siamo uomini come tutti gli uomini, ne abbiamo i difetti, le carenze, le stanchezze, le audacie a volte, e anche le audacie quando sono imprudenza sono colpa. Però di una certa cosa dobbiamo rispondere, un'assoluta legge dobbiamo rispettare, che intraprende deve significare creare. Grazie. Dottor Merloni. Se parliamo di responsabilità alla Gardini, cioè di centinaia di migliaia di miliardi, penso che sono in pochi che possano fare questo senso, perché sono in pochi a disporre centinaia di migliaia di miliardi. E invece il concetto però della responsabilità non si limita soltanto alle grandi masse di denaro. La responsabilità, l'etica, credo che vada ricercata anche nel piccolo imprenditore, cioè non solamente si fa politica, si è soggetto pubblico quando uno maneggia una grande quantità di denaro, perché tutto è relativo, perché poi se vediamo quello che maneggia un grande imprenditore italiano è poco rispetto a un grande imprenditore europeo, un grande imprenditore europeo è poco rispetto a un americano è diventato poco rispetto a un giapponese, quindi è tutto relativo. L'etica è una cosa che va alla base sia indipendentemente dalla quantità. Forse io posso raccontare un'etica di quando facevo il presidente della Confindustria, e allora lì non si parlava più di microeconomia ma si parlava di macroeconomia. Uno dei problemi che ho avuto
che mi è capitato durante 4 anni che sono stato in Confindustria è stato quello della riduzione del punto della scala mobile, cioè fermare in qualche modo la scala mobile. E questo mi ha chiesto e mi ha portato a una serie di quesiti, domande interne, di problematiche interne. Ne parlavo prima con Folloni, dicevo, quando si trattava di decidere se tagliare 7.000 lire al mese a un lavoratore dipendente, era giusto o non era giusto? Vi racconto anche una piccola storia che mi è capitata, così alleggerisco un po' la mia problematica. In uno dei viaggi che facevo per andare a parlare in giro, ero arrivato all'aeroporto di Napoli e avevo chiesto al barista dell'aeroporto se mi dava un caffè. E quello mi ha detto: no, io il caffè no, io lo servo, lei è un uomo che combatte contro i lavoratori, ci vuole ridurre lo stipendio, io mi rifiuto di offrirle il caffè. Ma io gli dissi: guarda, che io sto combattendo non per togliere 7.000 lire a te o ai tuoi colleghi. Noi viviamo in un paese dove l'inflazione è più alta degli altri paesi, dobbiamo combattere questa inflazione, è inutile che vi ripeta tutta la storia. E feci la spiegazione, gli dissi: il concetto fondamentale è di frenare l'inflazione per far crescere l'economia. E finì, dico: ma lui, che cosa preferisci tu? Di prendere 7.000 lire al mese in più o dare più probabilità di trovare lavoro a tuo figlio? Questo non solo mi ha dato il caffè, ma non me l'ha fatto nemmeno pagare a quel punto. Ma è il ragionamento che è stato fatto da tutti gli italiani quando il referendum, se tornare a abolire l'accordo che era stato fatto il 14 febbraio tra la Confindustria e il governo Craxi, deve essere abolito oppure restare in vigore. È stato uno dei momenti più importanti delle scelte degli italiani, quando hanno detto: sacrifichiamo questi punti di scala mobile per lo sviluppo economico. Credo che tutti abbiamo constatato 2 anni dopo il successo di questo avvenimento, cioè l'economia italiana si è sviluppata, è cresciuta, i redditi dei lavoratori sono aumentati più di quello che li dava la stessa scala mobile. Quindi queste scelte etiche, queste erano grandi in macroeconomia della Confindustria, queste scelte etiche capitano anche giorno per giorno all'imprenditore. Se uno ha come punto di riferimento, come diceva Ciarrapico, che non amministra soltanto i soldi suoi, ma amministra i soldi della collettività, o amministra i beni della collettività, non solo i soldi, ma i beni, bene lavoro, bene umano, forza lavoro, intelligenza, mezzi della collettività, credo se vuol fare un buon imprenditore deve essere una persona eticamente corretta.